Vai a abbracciare, almeno una che mi applaude. Cioè. Bravissimo! La battuta non gli manca neppure ora che ricopre la seconda carica dello Stato. Cercherò con tutte le mie forze di essere il presidente di tutti. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Il catanese milanese Ignazio La Russa ha alle spalle una lunghissima carriera politica, partita da Milano e condivisa con gli amici, quelli veri, una volta arrivato a Roma. Le serate si passavano qui, da Settimio a cena. Pinuccio Tattarella era il centro del motore della cosa. E poi lui giocava a carte, a 3-7, poi era da una certa ora in poi proibito parlare di politica da Pinuccio. Questo è lei, il papà di Ignazio, suo padre e sua madre. Avvocato e padre di 3 figli, è nonno affettuoso. Adesso ha nipoti femmine e quindi è particolarmente affettuoso. Il suo pregio fondamentale, l'intuito formidabile e la grande generosità. Per quanto riguarda invece i difetti, è distratto. Anche da presidente del Senato preferisce restare un uomo vicino alla gente. Buonasera, ma non c'è neanche che c'è da vedere. Sarà più facile che lui protegga e difenda le opposizioni piuttosto che difendere le ragioni della maggioranza. Beh, questi uomini che ancora mangiano, va, queste cose tipo le linguine, le orecchiette, l'uomo deve mangiare il tortiglione. La cagnolina di Ignazio, quando sentiva per radio la voce di Fiorello, abbaiava felice e scodinzolava. Il suo cuore però non batte solo per la politica. Infatti, a soli 3 giorni dall'elezione, si reca dalla sua amata, anzi bene amata. Vi toccherà prevedere un posto speciale adesso per quando viene? Ma lui al suo posto nelle partite interne è sempre fisso. Quando giochiamo fuori casa, ecco, che invece è sempre accanto a noi e si comporta davvero tifoso. Che cosa fa? Ogni tanto bisogna calmarlo. Questo è di buon auspicio, è una maglia numero 10, perché generalmente il numero 10 è il ruolo più importante di una squadra di calcio. Il regista si merita questo 10 e chiaramente i colori sono quelli che conosciamo tutti.